In un'intervista al Corriere della Sera, scusatemi, in una lettera al Corriere della Sera, oggi Cantone, che si occupa dell'anticorruzione, dice che il compito della giustizia penale è punire e perseguire coloro che hanno commesso reati, non coloro che si mostrano propensi a commetterne. Questo è il capo dell'anticorruzione in Italia. Parola a te, che sei un po' iena è un po' candidato al Movimento 5 Stelle. Adesso sono qui perché sono candidato con il Movimento 5 Stelle, però parliamoci chiaro, mi sembra surreale il dibattito, quello che dice Cantone è giustissimo dal punto di vista penale. C'è un dato politico, signori, e mi stupisce il fatto che non stiamo parlando di questo. Ci sono delle persone, funzionari della Regione Campania e politici campani, che chiedono denaro a un imprenditore, a quello che loro credono sia un imprenditore, soldi pubblici che vengono rubati da queste persone, che sono pronte a rubarli, a metterseli in tasca. Uno dice 50.000 euro non sono niente. Quelle persone lì sono abituate a fare così. Cioè, l'inchiesta di Fanpage, che secondo me è spettacolare, mi complimento con i colleghi di Fanpage, l'ho già fatto pubblicamente ma anche privatamente, ho chiamato Piccinini dopo la prima uscita del servizio perché ci conosciamo, gli ho detto bravo, coraggioso, perché l'inchiesta svela un sistema, il sistema politico. Non a caso Sgarbi, che è di destra, difende De Luca, che è di sinistra, perché a Sgarbi e De Luca sta benissimo questo sistema, a me non sta bene, al Movimento 5 Stelle non sta bene, agli italiani non può stare bene, perché la Campania è la terra dei fuochi, sono morti bambini, ci sono tumori, ci sono avvelenamenti, i frutti della terra meravigliosa che la Campania spesso purtroppo non sono sani, a causa del fatto che anziché smaltire bene i rifiuti, si sono smaltiti in maniera questo non lo scopre certo Fanpage, lo scopriamo da decenni, tutte le inchieste anche della magistratura che ci sono state, lì c'è un terreno avvelenato, perché? Per dare soldi sotto banco a personaggi del genere. Non mi importa se da queste immagini c'è un reato conclamato, c'è un dato politico, la politica ruba soldi ai cittadini, la politica dei partiti tradizionali ruba soldi ai cittadini, non lo possiamo più accettare, scusate. Poi il resto è tutto per carità. Cioè, chi se ne frega del reato? Non è questo il cui siamo di fronte. Sono due piani diversi, attenzione. Posso parlare? Nessuno deve andare in galera. Ma tutti dobbiamo dire che quelli stanno tentando di rubare dei soldi nostri e vostri che state a casa. Vittorio. Allora, se vogliamo procedere sulla base della logica e delle cose, l'assessore del comune di Salerno, che è figlio di De Luca, non entra in questa vicenda che, come giustamente ha detto il candidato di 5 Stelle, riguarda la regione. Quindi è uno sprovveduto. Che sia uno sprovveduto è la cosa che appare evidente da quel filmato. Che io sia di destra è un'altra ipotesi che rientra nella dimensione di una politica fatta da personaggi che hanno una visione molto schematica. Perché potremmo dire destra, che è di destra o di sinistra. Posso parlare? No, è candidato col centrodestra o mi sbaglio? No, era una domanda. No, sono candidato con me stesso. No. Io ho fatto una federazione con Forza Italia, la quale vede miei primi antagonisti proprio quelli di Forza Italia, ma siamo candidati. 5 Stelle invece è destra, sinistra, centro, sopra e sotto, e quindi è anche fascismo e antifascismo. Voglio dire, cerchiamo di parlare delle cose, non delle posizioni. Io difendo De Luca perché lo ritengo un uomo capace, e riparto da Benedetto Croce: il vero politico onesto è il politico capace. A questa tipologia non corrisponde né Di Maio e tantomeno la Raggi. La Raggi è l'equivalente di Ciancimino, perché mentre si parla di ipotesi di reato, Roma vede edifici Liberty abbattuti per speculazione, con permessi della regione dati da Zingaretti, abbattuti con una gestione amministrativa di una incapace totale che prende Totti come consulente per costruire grattacieli. Reato molto più grave di quello di cui stiamo parlando. Roma ha un sacco di una violenza inaudita fatto da una incapace totale che pensa ai grattacieli. Questo è il tema che avete avuto, Grillo e lei. E fa distruggere nel quartiere Coppedè, e con altre minacce di cui c'è un appello oggi, però torniamo a De Luca. Hanno 100 anni. Il crimine è lì. Lì c'è la camorra, la mafia, il reato e la magistratura che non agisce. Quindi parliamo di ipotesi e guardiamo i reati veri. Il sacco di Roma
neanche Ciancimino. Però, ha fatto però ma di che stiamo parlando? Vittorio, non c'è neanche stiamo parlando della questo. Realtà. Vai a vedere in via Ticino. Il Vimino ha battuto regione, e vedrai cosa avete fatto voi. Siete responsabili della distruzione di un quartiere storico di Roma. Li ha dati incapaci. La regione, le ha dati la regione prima dell'arrivo della giunta. No, non l'ha impedito il Comune. E stiamo parlando infatti di Comune e Regione anche in Campania. Comune e Regione. Comune e Regione. Come facciamo però, Vittorio? Però allora ma cosa allora, la Raggi è il politico più disonesto e più incapace. Voglio discutere dei palazzi della Coppa in questo momento. Voglio discutere di un'altra cosa. Parliamo dei reati veri. Parliamo dell'abbattimento di un villino. Parliamo di denunce fatte a Pignatone. Parliamo di una Roma messa a ferro e fuoco. Palermo al tempo del sacco di Palermo. Questa è la Roma vostra, la tua Roma, candidato di una Roma cancellata. Con lo stesso atteggiamento. Ti voglio chiedere una cosa. Cioè, qui ci sono, delle persone che chiedono soldi pubblici davanti a tutti noi. Sono stati, scusate la parola, è un reato del cazzo. Bravissimi è un reato del cazzo. La terra dei fuochi ha avvelenato e ha ucciso migliaia di persone, di bambini. Adesso smettiamo di sorridere, di siamo seri. E c'è uno che strilla parlando dei palazzi di Coppedè che sono stati che i permessi per abbattere i quali non sono stati dati dalla Raggi. Voglio chiedervi una cosa. La questione non è una questione morale, è una questione immorale. Perché la immoralità è nella struttura stessa di un partito parafascista. Oddio. Che ha molto peggio di quelli anche che sono chiamati fascisti. Di chi parla? Di Casa Paolo. Sto parlando di 5 Stelle, in cui non c'è alcuna democrazia interna. Non c'è alcuna democrazia interna. I voti che ha preso Di Maio e che ha preso Di Battista sono voti di Grillo non candidato, calati su di voi senza che nessuno abbia preso i propri voti. Ogni regola fatta in un partito che non corrisponde alle regole che la legge stabilisce sono regole per i bambini, per il Monopoli. Quindi questa cosa dei Robosopoli non esiste. Non si può stabilire che uno che prende 6 o 7 mila euro al mese ne deve dare la metà per ordine del partito. Non è democrazia. Se vuole lo fa spontaneamente, in silenzio e da quello che gli pare. Quindi è una ricostruzione basata sulla natura profondamente non democratica di un partito che pretende di darsi leggi diverse da quelle che gli altri partiti hanno. È i una partiti scelta sono simbolica tutti uguali. Di altissimo valore. Sto parlando io. Una scelta simbolica sto di parlando valore. Con te, stiamo mezzo candidato. Stiamo candidato a metà. Perché candidato a metà? senza diritti. Sei, perché non sei, non perché hai candidato diritti, non sei un candidato vero. Sei no, candidato no. Di un partito che dà delle nuove regolette, senza non hai la possibilità solo di fare il deputato di come lei, gli altri. Quindi, sei un deputato a metà. Ma non vedo perché sarei a metà. Perché? Se verrò eletto sarò deputato intero, se non vengo eletto non sono deputato. Le regole dalla legge. Qui non c'è un rimborsopoli, c'è una truffa fatta da voi creando dei danari da mettere in un fondo che non che ha niente a che fare con la lavoro democrazia. A 17.000 italiani, lo fa spontaneamente, tutto fuorché lo fa liberamente, toglie lavoro. Non lo fa perché glielo impone un capo di partito, neanche no. Il Duce. Voi siete con un partito commissariato da persone che vi danno degli ordini fuori dalla democrazia. Non è un partito. Le auguro di formarsi meglio sui 5 Stelle, che è un mi partito estremamente democratico. Stelle. Ogni regola vada che viene posta dentro un partito io, vado sul non è una regola vada immorale. Mariana, vada perché Tullo, serve dire che siamo più bravi giorni. Noi di voi. Voi vada, siete molto peggio. Sulla l'immoralità è la vostra, non è degli altri. Scoprirà quello che erano i partiti negli anni Ottanta. C'è una partecipazione abbiamo dei 5 Stelle meravigliosa. Negli anni Ottanta c'era Moro, c'era Cossiga, c'era conosco la storia, ma chi c'era Berlinguer, non ci sono Bertini, dei cacatori senza cultura come oggi da voi. Come, morti siete, come Berlusconi siete Renzi, nati morti, dei alludi a Berlusconi e Renzi che hanno fatto le un liste omicida per conto loro. Che è il capo del vostro partito, basta, che non amici, si candida basta. Perché vi schifa. Pubblicità, vi schifa, ce l'avamo quasi fatta.